tutti, ciao a tutte, bentornati o benvenuti sul nostro canale. Oggi facciamo uno svuota la spesa. Abbiamo fatto la spesa dal Lidl attraverso la app Everly, giusto? Esatto. Ok, abbiamo fatto una spesa aggiuntiva alla spesa settimanale perché oggi fa davvero molto caldo e quindi non, nessuno di noi due aveva voglia di uscire. Mamma e mia. Quindi visto che esistono questi bellissimi servizi che ti consegnano la spesa a casa in poche ore e senza nessuna fatica, abbiamo approfittato anche di qualche sconto. No, oggi non c'era nulla, proprio niente. Okay. Quanto abbiamo speso più o meno, te lo ricordi? Non lo ricordo. Bene. Cosa li facciamo a fare i video per, vabbè, darvi, scrivete nei per darvi delle informazioni che non ci ricordiamo? Vabbè, comunque niente, giriamo la telecamera e vi facciamo vedere quello che abbiamo comprato. Ciao ciao. Allora, ho ricomprato l'arancia rossa perché l'altra volta abbiamo provato quella che abbiamo preso da Easy Cop, della, che marca era? Fanner. Che era da 2 litri, questo è 1,5 litri, sentiremo. Poi Coca Zero, che ultimamente non troviamo mai da Aldi, non so come mai, quindi ne abbiamo prese 4. Allora, i tramezzini vegani, perché la settimana prossima mi aspettano 2 bei doppi turni al lavoro, quindi mi sono preso per le 2 giornate, per ognuna delle 2 giornate, un'insalata alla greca, vegetariana, e un tramezzino vegano. Ho preso quello, tu leggi, tofu, zucchine, pomodorini, perché c'è quell'altro con la crema di basilico, ceci, che mi piace di meno, comunque è buonissimo, però questo mi piace molto di più. Il Lidl c'ha queste 2 varianti. Abbiamo preso da provare, avevamo già visto l'altra volta, questo hummus alla barbabietola rossa. Chissà, ci piacerà la nostra amica Elisa. Elisa, ciao Elisa. Elisa piace sicuramente perché lei se lo prepara da sola a casa, quindi... Tu l'hai anche assaggiato da sua, no? Sì. Era buono? Sì. Poi, allora, ho preso questo perché voglio fare un'insalata di pasta, questo è Emmental, Emmental bavarese. E poi invece questi formaggi finti. Questi sono formaggi vegani dell'Avemondo, affettato vegano alla mediterranea e l'affettato vegano quello British, è tipo come il cheddar. Sì, che ne parlavamo questa mattina tra l'altro. Allora, poi abbiamo preso, per una serata in cui si ha poco tempo per cucinare, queste lasagne della Vemondo, sempre questa linea vegana e vegetariana del Lidl Vemondo, che ormai è sempre più ricca di referenze, sono buonissime, quella con pesto per te e quella, sì, io preferisco quella col pesto e tofu, per perché me. A me il ragù non mi piace, non mi è mai piaciuto di carne e faccio fatica a mangiarlo anche vegano. Questo mi sembrava che... Ah, infatti ne abbiamo preso 2, ecco. Abbiamo preso 2 confezioni di pasta integrale. Abbiamo scelto della Barilla, di spendere un po' di più, prendere Barilla, perché quella integrale del Lidl... Allora, quella integrale del Lidl che abbiamo preso la volta scorsa. Se mi dai un secondo prendo anche... Sì. Se mi dai un secondo prendo anche il tipo di pasta, perché ce l'abbiamo ancora. Sì, non ti è piaciuto un granché. Cioè, la volta scorsa abbiamo provato, e alla rovescia il pacco, perché... Ok. La volta scorsa abbiamo provato questa. Sono delle penne integrali. Questo è il marchio che ha adesso, Cellino. Sì, tiene poco la cottura. Sostanzialmente no, non ci sembra una non ci sembra una gran pasta integrale. Okay. Quindi... Questa volta abbiamo ordinato questi. Poi comunque questa è una spesa aggiuntiva alla spesa normalmente, perché oggi ci sono tipo 37 gradi e non avevamo voglia di uscire, quindi abbiamo preso proprio quello che c'era necessario per aspettare, per superare il weekend e arrivare al lunedì, perché poi dopo possiamo uscire con tranquillità, perché ormai saranno passati 37 gradi. Allora abbiamo preso 6 zucchine giganti da fare... al vapore per le nostre bimbe, per la pappa. Poi abbiamo preso un melone retato, o come chiamano qui a Bologna, melone mantovano. Noi li chiamiamo cantalupo, boh, non so, ogni posto c'ha un nome diverso per questi. Poi abbiamo preso del pan bauletto per fare pan bauletto integrale per dei sandwich, piadine. D'estate mangiamo, sì, d'estate mangiamo con le insalate, ad esempio.
riscaldiamo un po' il forno. Crostini, sempre integrali. Da mangiare con quell'hummus di barbabietole. Ah, ok. Gallette di riso salate, okay. Ci sono anche non salate. Come mai hai preso quelle salate? Io prendo se c'è scelta, prendo quelle salate. Questa invece è una bevanda di cocco e riso dell'Avemondo, con il quale prepareremo insieme al melone, insieme con il melone retato, un tiramisù di frutta. Vediamo. Una nuova ricetta. Questo latte qua, cocco e riso, serve per bagnare i savoiardi. Abbiamo trovato finalmente la maionese vegana dell'Avemondo, perché tutte le volte che andiamo al Lidl non la troviamo, invece magari quando ordiniamo online siamo fortunati e quindi ne abbiamo prese due. Infatti l'avevo già ordinata della Calvè vegana da Amazon, adesso annullo l'ordine. Sì. E poi, vabbè, pastigliette per la regolarità intestinale. Sì, vabbè, sono quelle del Lidl, che ha tutta questa linea di prodotti. E poi Renzo ha deciso di provare questi due deodoranti. Uno l'avevo già provato, Ah, l'avevi già provato? Questo qua, direi, è un fior d'aliso. Sì. Questo è con Timo e questo è con fior d'aliso. Sono prodotti Ecobio, della CN. Sì, a me non vanno bene, però per lui questi deodoranti sono perfetti. Poi andiamo avanti, basta. No? C'è tutta questa roba. Ah, qua. Sì, poi ci va anche due, vero? Allora. Vieni qua che io mi sposto con la telecamera. Dunque, ho preso per me. Aspetta che faccio. Ciao chi? Ciao Mimpa. Ti piace la spesa? Per te ho preso questi. No, questi sono i tuoi. Ah, ok. I croissant all'arancia, perché tu quando mangi delle schifezze le devi mangiare davvero schifezze. Sì. Se no la roba dolce io posso anche fare meno. Invece questi che io mangio tutte le mattine, croissant integrali. Infatti te ne ho presi due, appunto. Ok. E poi abbiamo questi, io li adoro, questi biscotti sempre Avemondo, sono vegani. Sì. E questi aspetta, cocco e uvetta, giusto? Sì, cocco e uvetta. Mamma mia, a me fanno impazzire. Comunque ci sono diverse varianti e sono anche gluten free. C'è, che ne so, arancia e cioccolato, c'è albicocche, non ricordo cosa. Queste sono gluten free, quindi vanno bene per la nostra amica Paola e per la nostra amica Alessandra, che sono entrambe intolleranti al glutine. Salutiamole. Alessandra e Donato. A questo punto, che non abbiamo mai salutato, salutiamo anche Donato e Ivana, anche loro ci guardano sempre, non li abbiamo mai salutati. E poi salutiamo Paola e Rocco del canale Risparmio in Cucina Aloap. E poi abbiamo, per finire, bellezza. Questi gelatelli Ice Lolly, sono 10 mini ghiaccioli all'arancia, al limone, alla menta e all'amarena. Quindi niente, questa è una spesa, ripetiamo che non è la nostra spesa settimanale, ma è una spesa aggiuntiva a quella che avevamo fatto qualche giorno fa, perché oggi ci sono 37 gradi, si muore, si schiatta dal caldo e sinceramente uscire per andare a fare la spesa non era proprio il massimo. Ok, siamo arrivati al momento dei saluti. Eccoci, siamo tornati, siamo alla fine del video. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, di darci un pollicione all'insù se il video vi è piaciuto, attivate la campanellina per ricevere la notifica quando facciamo un nuovo video. Vi diamo appuntamento al prossimo. Ciao! Ciao ciao!